Sì, vorrei un accenno di sicuro, perché ho fatto un passaggio. Parlare di economia e sì, certe cose che ha detto erano condivisibili. Ho fatto un passaggio, bisogna lottare contro l'evasione, quindi va bene fare la patrimoniale. Cioè questo collegamento, se uno ha a casa un immobile, è un evasore. Sono due cose diverse. In un momento di crisi sicuramente la cosa peggiore da fare è mettere le mani nei taccuini dei cittadini, quindi sicuramente, certo, la lotta all'evasione è sempre importante, però mettere le tasse su chi non evade, come molti cittadini onesti che hanno solo la colpa di avere un immobile, non è sicuramente la politica economica. Quindi la patrimoniale non sarebbe una soluzione? No, come qualsiasi aumento delle tasse in un momento di crisi come questo non è... Scusate, c'è un piccolo avviso tecnico, lo diciamo in trasparenza, lo diciamo se qualcuno ha il cellulare spento. Bravo, promosso. Però c'era anche un altro punto, prima tornando in tema di Equitalia, no, che è accennato, ma allora un problema di legge, cioè, anche questo bisognerebbe, io non sono un avvocato, però bisogna anche sottolineare il fatto che spesso ci sono persone che fanno ricorso e vincono, quindi solo perché Equitalia è un ente che fa riscossione per lo Stato non vuol dire che le norme normative di Equitalia sono la legge, anzi spesso da come si vede vanno contro e perdono. Ma perché non viene cambiata a monte questa legge? No, ma dico, non è un problema di legge, loro fanno, adesso non voglio togliere la parola a chi è più esperto di me dal punto di vista di legge, loro sono un ente che fanno riscossione e delle volte dicono tu devi 100, sparano alto, dopo tu fai... ti appelli, fai ricorso e dopo magari no. Ma perché sparano alto a monte? Cioè perché creare sti cavilli in un paese, voglio dire, già vessato? Beh, appunto, questo ritorna al problema che attacchi i cittadini con una tale ferocia. Se io sono un'impresa e ho un problema con un fornitore e non mi paga, io non sono tutelato su quello, magari passano mesi, anni, oppure non rivedo mai i soldi. Però se ho un ritardo con un pagamento verso lo Stato, vengo aggredito con una tale ferocia, quindi c'è un'ineguaglianza nel trattamento di un'impresa, di un imprenditore, di un cittadino che da una parte non riesce a fare riscuotere proprio il credito che ha verso un altro privato e dall'altra c'ha lo Stato che può portargli via la casa in giro di mesi dopo che parliamo. E quindi casomai per aiutare i cittadini, le imprese in un momento di crisi, casomai, dato che c'è anche il problema di liquidità, eccetera, eccetera, io ti pago, invece di pagarti in contanti, ti pago col credito che ho verso un altro, così magari vai veramente a monte di una catena e magari c'è un appalto pubblico alla fine, perché allora, anche lo Stato stesso non paga. Certo. I migliori amministratori locali in regione, però se non hai le risorse da amministrare non puoi pagare per tutti i servizi che fai, quindi qua si torna all'azione politica e anche a perché Veneto Stato, perché viviamo in una regione che paga una settantina di miliardi all'anno di tasse e alla regione Veneto ad amministrare meno di 10 miliardi all'anno, quindi c'è una... No, è sproporzionato, cioè questo è proprio anche l'esempio di quanto centralista è questo Stato, che noi come regione paghiamo, cioè come cittadini veneti paghiamo 70 miliardi tutti assieme e a noi stessi ci viene dato da amministrare un 8-9 miliardi che quindi non basta neanche per pagare i servizi che richiediamo alle aziende per girare la nostra economia. Con la Lega e il governo si sono tagliati. Quindi, assolutamente. Quindi qua ci vuole azione politica, che non tornando anche ai temi di Equitalia, che sì, va bene fare il lavoro di sindacato, di dare una mano a chi, i cittadini che sono aggrediti da queste riscossioni, oppure andare in Parlamento a chiedere che venga, però si tratta sempre di andare a chiedere qualcosa quando vediamo esempi tipo il caso della Sicilia, che Equitalia è presente su tutto il territorio italiano a parte la Sicilia e l'ente di riscossione Sicilia è al 60% della regione Sicilia, quindi loro cioè praticamente hanno le loro istituzioni, quindi anche qua in Veneto dobbiamo fare squadra perché non occorre andare a domandare a Roma, perché è come andare a domandare all'Agenzia delle Entrate, è lo stesso discorso, dobbiamo fare azione
qua in Veneto, ed è per questo che c'è Veneto Stato, perché non basta fare il lavoro di sindacato, ma ci vuole l'azione politica. Correggetemi, la regione la cifra esatta non mi ricordo, ma penso che tutto, con tutto questo terrorismo psicologico che si fa la cittadinanza, dopo alla fine recuperano uno, cioè di ricavo avranno 1-2 miliardi, cioè nel senso se dimezzi lo stipendio dei parlamentari e delle pensioni degli ex parlamentari o tutti dei consiglieri regionali a livelli di media europea, arrivi lo stesso 1 miliardo o 2 miliardi all'anno, quindi praticamente fai lo stesso lavoro, solo lavorando sull'eccesso di un'elite recuperi lo stesso montare che Equitalia fa terrorizzando l'intera cittadinanza. Sì, ma l'Agenzia delle Entrate. Grazie a Ludovico onorevole. Pizzati, professore di economia e rappresentante di Veneto Stato. Grazie di essere stato qui. Hai dolcis in fondo. Ciliegina. Ma che uomo televisivo. Vedi?